Oh, buongiorno e bentornati anche oggi con questo nuovo video. Oggi faremo la pasta al pomodoro e vedremo come si fa il pomodoro. Noi lo faremo con i pelati e lo faremo da zero e vi farò vedere come si fa. Possiamo dire che la salsa al pomodoro è una delle basi della cucina italiana ed è una delle prime ricette che si impara a fare la pasta al pomodoro. E ora andremo a vedere come si fa la pasta al pomodoro. Bene, come prima cosa andiamo ad accendere la padella dove mettiamo il pomodoro. Mettiamo l'olio extravergine. E adesso andiamo a tagliare la nostra cipolla. Circa un quarto della cipolla intera. Andiamo a farla un po' fina, non troppo. Andiamo a metterla in padella. Andiamo a prendere un mestolino. E la lasciamo appassire. Intanto andiamo a prendere la nostra carota. Andiamo a farla un po' a cubetti, così almeno cuoce abbastanza in fretta. Stessa cosa col sedano. E le andiamo a inserire quando la cipolla è appassita. L'aglio, io ci metto anche un po' di aglio. E il nostro basilico fresco, così gli dà un po' di gusto già all'inizio. Andiamo a vedere la nostra cipolla. Intanto ho preparato il padellino col sale grosso per cuocere la pasta, il bollitore con dentro l'acqua. E andiamo a pesare la nostra pasta. Andiamo ad accendere, prendo le farfalle. Peso circa 100 grammi di pasta. Bene, una volta che la cipolla è abbastanza appassita, prima che inizi a bruciare, andiamo a inserire sedano, carota, aglio e il basilico. Ok, andiamo a mescolare. Ci mettiamo ancora un filo di olio. Facciamo appassire e cuocere un po' la carota e il sedano. Intanto apriamo i nostri pelati. Bene, una volta che è cotto, aggiungiamo i nostri pelati. Li andiamo a spezzettare. Aggiungiamo un po' di acqua nel barattolo e lo andiamo a versare in padella. Aggiungiamo un po' di sale grosso per farli togliere un po' di acidità già in cottura e aggiungiamo un po' di zucchero e lo lasciamo cuocere per circa 45 minuti, 50. Magari a dosi così piccole ci mette anche di meno. E noi ci vediamo tra poco. Una volta che il nostro pomodoro è quasi pronto, che si risulta così, andiamo ad accendere il nostro bollitore e andiamo a cuocere la nostra pasta per circa, in questo caso sulle farfalle, circa 11-12 minuti per lasciare al dente. E intanto andiamo a frullare il nostro pomodoro. Una volta che il nostro pomodoro è pronto, lo andiamo a spegnere. Prendiamo il nostro mixer, prendiamo un contenitore, andiamo a versare il nostro pomodoro all'interno. Andiamo a mixare. Ok, una volta mixato, intanto andiamo a versare la nostra acqua nella padella e cuociamo la nostra pasta. Mettiamo il nostro coperchio e aspettiamo che bolla. Sciacquiamo il nostro mixer. Dopo, nel nostro pomodoro ci mettiamo un filo di olio, un po' di pepe e aggiungiamo un po' di basilico fresco tagliato leggermente a julienne. Diamo una risciacquata al basilico dalla terra. Una volta tagliato lo andiamo a mettere nel nostro pomodoro e lo andiamo a mescolare. Adesso lo assaggiamo. Se sentiamo che è un po' ancora acidulo, ci mettiamo ancora un po' di zucchero. O se volete si può usare anche del bicarbonato. Lo mettete dentro mentre cuoce o anche alla fine per tirar via quel sapore di acidità. Ok, lo mescoliamo. E il nostro pomodoro è pronto. Adesso aspettiamo che cuoce la pasta e dopo lo andiamo a unire insieme. Bene, una volta che la nostra pasta è pronta, la andiamo a scolare. Qui spegniamo. Lasciamo un po' di acqua di cottura. Mettiamo un po' di pomodoro. Andiamo a mescolare.
prendiamo il nostro piatto, bella abbondante, poi il pomodoro, filo di olio e del grana precedentemente grattugiato. Bene, questa è la pasta pomodoro poi fatta con i pelati. Beh, questa pasta è veramente eccezionale. Ve la consiglio anche a voi di provare a farla con i pelati. Spero che questo video tutorial vi sia piaciuto. Spero che abbiate capito come si fa la base del pomodoro. Se è così, lasciatemi un bel like che mi renderebbe veramente felice. Iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Attivate la campanellina per ricevere notifiche. Seguitemi su tutti i miei social network, Instagram e Facebook. E noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao ciao!